studiare nell'ambito del greco e del latino, e in realtà il mondo dell'Egitto antico mi ha molto colpito perché facendo un confronto tra l'inizio della cultura greca, che siamo forse abituati a considerare come l'inizio della sapienza, con la filosofia, con la religione, anche con la politica, in realtà facendo un confronto con l'ambito egiziano ho potuto vedere come gli egiziani fossero arrivati a tutto questo addirittura millenni prima, partendo da dei dati storici molto, molto semplici. La civiltà egiziana si sviluppa a partire dal IV millennio a.C. e le prime attestazioni di scrittura geroglifica si hanno nel 3250. È molto semplice pensare che invece in Grecia la scrittura sia bene o male da collocare attorno all'VIII secolo a.C., quindi gli egiziani sembrano essere veramente molto avanti rispetto alla Grecia, che appunto, come detto, era sempre stata un po' considerata la culla della cultura e della sapienza. Per quanto riguarda poi appunto la tesi, ho voluto però analizzare un po' la visione che il mondo greco, ma soprattutto nella mia tesi il mondo latino, avevano di questo mondo, che comunque vivevano in maniera anche contrastante. La Grecia parla della scrittura egiziana come attribuendole un aggettivo che è hieros, da cui deriva poi il nostro nome geroglifico, che significa sacro, quindi già loro riconoscevano una certa sacralità a questa lingua che li aveva preceduti di millenni. Per quanto invece riguarda l'ambito romano, si può notare come i romani avessero in realtà quasi paura, per quanto probabilmente non l'hanno ammesso mai e mai l'avrebbero ammesso, dell'Egitto. L'Egitto era una delle province romane, una delle tantissime province romane, dato che l'impero romano comunque raggiunge estensioni pazzesche e viene a comprendere tutti i tipi di popolazione. Ma i romani hanno particolare paura solo degli egiziani, per quanto non fossero un popolo particolarmente bellicoso o che creava problemi per ribellioni e quant'altro. Hanno paura dei romani perché forse, hanno paura degli egiziani perché forse sono stati un po' gli unici a riuscire a penetrare anche nella cultura latina. Ciò che soprattutto i grandi conservatori romani, come per fare un nome per tutti, Cicerone, temevano della cultura egiziana era la loro religione, una religione molto diversa da quella romana, una religione che prevedeva anche il culto degli animali, la mummificazione, cose che per un cittadino romano erano abbastanza inquietanti, si può dire. Però è stata forse l'unica o comunque la religione che è entrata nella cultura romana in maniera più importante e quindi sicuramente faceva paura. Quindi l'Egitto ha sempre molto intimorito tutte le popolazioni che l'hanno conquistato, anche perché comunque si parla di un regno che è sopravvissuto dal IV millennio a.C. al VI secolo d.C., probabilmente uno dei più duraturi della storia, e con una grande stabilità, perché per quanto fosse una delle monarchie più assolute, non ha avuto mai crisi politiche, crisi dinastiche, come invece erano frequentissimi in tutti gli altri popoli. Parlando proprio nello specifico della mia tesi, io ho analizzato principalmente un autore latino, in realtà un autore non molto conosciuto del tardo periodo latino, Ammiano Marcellino, che si presuppone visse nel IV secolo d.C. Ho scelto di parlare di questo autore perché era uno di quelli meno conosciuti, ma era un autore molto, molto colto, uno storico, perché ha scritto un'opera storica che parte dal I secolo d.C. fino al IV, sempre d.C.,
uno storico molto rigoroso, ma anche un lettore attento, uno studioso e anche una persona che amava viaggiare e vedere di persona le cose di cui parlava. Infatti nella sua opera storica inserisce tutta una serie di digressioni relative ai vari popoli che ha visitato. Si dice che lui durante tutti i suoi viaggi preferisse viaggiare per terra e non per mare, come sarebbe stato più comodo e più veloce, proprio perché amava entrare in contatto con i popoli di cui poi avrebbe parlato e conoscere personalmente le varie vicende di cui poi avrebbe scritto. Quindi la sua opera è fondamentale da un punto di vista storico, letterario, ma anche da un punto di vista, diciamo così, sociale, proprio di comprendere gli usi, i costumi dei popoli di quel tempo. Per lo più la mia tesi è pratica, quindi un po' difficile da spiegare in questo momento, perché si basa su un confronto tra il testo di questo autore e i testi di tutte le sue fonti. È stato un lavoro abbastanza complicato, perché pare che questo autore avesse una biblioteca immensa. Lui appunto è uno storico molto attento e qualsiasi sua informazione viene ripresa e controllata in tantissimi autori diversi. E quindi il mio lavoro principalmente è stato un lavoro anche molto basato sulla lingua, di confronto tra quest'opera e le sue fonti. Diciamo che fra tutti forse uno degli episodi più simpatici o che mi hanno fatto più riflettere è stato quello che ho avuto modo di analizzare in un capitolo in cui Ammiano Marcellino parla del trasporto di un obelisco da Alessandria a Roma, obelisco che tra l'altro è ancora oggi a Roma in San Giovanni Laterano. E in realtà la cosa strana che mi aveva un po' incuriosito è che per quanto riguarda questo capitolo non sembra avere delle fonti, le fonti classiche non parlano di questo obelisco, in realtà nessun'altra fonte sembra citarlo. Facendo delle ricerche un pochino più approfondite, spaziando anche in diversi ambiti, ho scoperto qual era la fonte di Ammiano Marcellino e ho scoperto anche il motivo per cui, a differenza del solito, ha preferito non dirla. Per il semplice motivo che la fonte che usa in questo ambito era un'iscrizione che anticamente era esistente su questo obelisco, che oggi non è più visibile, un'iscrizione che narrava come lui ha fatto dei vari passaggi che hanno portato al trasporto di questo obelisco. Si capisce che Ammiano Marcellino ha preferito non citarla perché, per il semplice motivo che l'autore di questa iscrizione aveva un'ideologia politica diversa dalla sua, quindi il suo obiettivo era di lodare un imperatore che invece Ammiano Marcellino tende a criticare. Questo mi ha fatto un po' pensare, perché se gli storici nel mondo latino possono essere considerati quanto di più simile agli odierni giornalisti, fa pensare che già allora la politica potesse indurre uno storico che si dimostra veramente molto rigoroso, attento ad ogni dettaglio, a cambiare il nome di un imperatore o a screditarne un altro giusto perché non era il suo imperatore preferito.